ci sono 6 cancellini e 0 gesso, 40, 68, 65. Allora, a parte questa comunicazione a voce, diciamo così, del token, visto che non c'è gesso, mi date un aiuto che forse voi lo sapete più di me, ma vi risulta anche a voi che giovedì siano già iniziati, inizino le vacanze di Pasqua e che quindi giovedì non abbiamo lezione? Sì, dal 14 al 19 compreso. Ma se io invece adesso anche le scuole, per esempio, mercoledì è l'ultimo giorno, quindi pure se io mi inventassi una lezione da casa, voi non siete tanto contenti. Non ho il wifi. furbettino. Vabbè, ho capito il messaggio. Vabbè, quindi questa lezione la facciamo e poi ci facciamo gli auguri di Pasqua, mi sembra di capire. Va bene. Ok. Allora, come vi avevo anticipato, voltiamo pagina, entriamo in un ampio spettro di disturbi chiamati collettivamente disturbi d'ansia. Se da una parte si può dire che valgono le stesse considerazioni fatte per il disturbo depressivo, è certamente importante per chi fa una formazione in psicologia come voi occuparvi anche di aspetti psicobiologici di disturbi d'ansia. Perché per i disturbi d'ansia, come per i disturbi depressivi, gli approcci psicologici, gli approcci psicoterapeutici hanno una dignità quantomeno paragonabile a quella farmacologica. E quindi in qualche modo è bene avere almeno una struttura generale di conoscenze anche sugli aspetti psicobiologici. Ma per certi versi c'è anche un'altra ragione di interesse, perché sono quei disturbi, per cui, almeno alcuni, in cui, se volete il termine, il confine tra il comportamento normale, il comportamento accettabile e il riconoscimento di essere in presenza di una patologia, se possibile, è ancora più elusivo di quanto lo sia per altri disturbi. E questa è una riflessione che faremo molto più avanti. Volevo dedicare un giorno a uno specifico, chiamiamolo così, documentario su questa questione, anche perché sono uno dei gruppi di disturbi su cui negli ultimi anni ci sono state più estese revisioni del DSM, cioè più estese revisioni del sistema classificatorio. E come vedremo fra un po', per alcuni disturbi davvero diventa oggetto ovviamente di adesione al DSM o altrimenti di relativo arbitrio riconoscere una patologia invece un comportamento semplicemente disadattativo. Anche in questo caso seguiremo un po' un copione già visto, una prima parte la passeremo a maneggiare i numeri, ma anche qua sapete già più o meno per quanto vi ho già detto che è un'altra classe molto ampia e molto numerosa per quanto riguarda la percentuale della complessiva
popolazione che si è interessata a questi disturbi. Come vedete, in questo numeroso spettro di disturbi, almeno i primi quattro, disturbo di panico, fobie specifiche, fobia sociale e disturbo d'ansia generalizzata, vedrete strada facendo, condividono alcune caratteristiche di massima, pur dando luogo a diagnosi diverse, trattamenti non sempre diversi. Per certi versi hanno una loro autonomia diagnostica e anche di trattamento e anche, mi permetto di dire, di ipotetica eziologia. Il disturbo post-traumatico da stress e il disturbo ossessivo compulsivo, che tratteremo a parte. Inutile dire che il Carlson su questo capitolo, o meglio, per quello che per voi è il capitolo di subidanzia, è ugualmente non felicissimo, non solo perché fa malapena menzione dell'esistenza di trattamenti non farmacologici, ma anche perché, se ben ricordo, inserisce in questo capitolo anche l'autismo e la ADHD, che sinceramente quei disturbi d'ansia non ci azzeccano assolutamente nulla, semplicemente non sapeva dove collocarli. Tant'è vero che le edizioni successive giustamente li ha collocati nei disturbi dello sviluppo. Comunque, prendiamo esattamente quello che vi ho detto, assunto che parliamo di disturbi e di uno spettro di disturbi spesso difficilmente individualizzabile o comunque caratterizzato da elevata coesistenza di sintomi dell'uno o dell'altro, quindi di situazioni, diciamo così, di comorbidità. E avendo attenzione al fatto che, come al solito, i dati vanno presi con cautela, in questo caso sono dati prevalentemente statunitensi, ma parlano di una percentuale complessiva della popolazione che può arrivare circa al 20%. Ovviamente sono numeri impressionanti, ovviamente quando si dicono cose così grosse come una persona su cinque, bisogna sempre riconsiderare quello che già vi ho detto in altre occasioni, non come un taglio lineare a questo momento, ma guardando tutta la prospettiva di vita. Quindi non è il 20% in questo momento di tutta la popolazione. Di tutta la popolazione il 20% prima o poi incontrerà un problema nella gamma di stupidanzia. Evidentemente anche su questo c'è poco da aggiungere, perché è ovvio, ci ha elevati anche costi sanitari e in parte anche costi sociali, lavorativi. Meno invalidante ovviamente è la gamma dei disturbi d'ansia rispetto ai disturbi depressivi. Quindi vediamo sempre nei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la stessa logica e anzi addirittura la stessa tabella già vista, i numeri preso un intervallo relativamente breve e preso un intervallo che guarda tutta la vita. Però comunque la giriamo, sono numeri molto importanti di persone che hanno incontrato nella loro vita un disturbo d'ansia. D'altra parte non dico nulla di molto strano, molto probabilmente già a priori, prima ancora di cominciare questa lezione, ma probabilmente anche a posteriori, dopo aver visto alcune forme di disturbi d'ansia che presentiamo, alcuni di voi riconosceranno uno o più sintomi avuti spesso per periodi relativamente prolungati. Oltretutto, come già detto, questi numeri molto imponenti per entità non fanno distinzioni fra forme acute a breve termine e forme croniche. Ovviamente
senza nulla togliere di importanza alle forme acute, a quelle reattive, un po' come avevamo parlato della sindrome di Alessandro, ormai è passata la storia per quando è arrivata la depressione. Ovviamente lo stesso vale per i disturbi d'ansia. Questo nulla vuole togliere di importanza ai disturbi acuti a breve termine, però in qualche modo serve in parte a parzializzare l'impatto numerico importante, insomma, di queste percentuali ancora più elevate di disturbi affettivi. E ovviamente, lasciando stare, vi ripeto ancora, il disturbo depressivo, il DOC, il disturbo ossessivo compulsivo, che tratteremo separatamente, come vedete è uno spettro che si va progressivamente allargando col riconoscimento di nuove forme. Faccio un esempio per tutti. Fino a qualche anno fa esistevano le fobie specifiche, senza bisogno di individualizzare il tipo di fobia che desse luogo a una specifica trattazione, e da alcuni anni la fobia sociale è stata considerata forma autonoma di disturbo d'ansia rispetto alla generale classe delle specifiche fobie. Poi, come vedremo identicamente, il disturbo da panico assume connotati diversi a seconda che si associ o non si associ ad agorafobia, cioè sostanzialmente alla fobia degli spazi aperti. Ma ovviamente l'agorafobia ha anche una sua natura indipendente che la fa rientrare nelle fobie specifiche. Poi ci sono disturbi d'ansia che ancora non hanno uno stato classificatorio riconosciuto dal DSM e disturbi d'ansia che sono, se mi perdonate l'espressione, l'eredità di una storia di abuso di sostanze. Anche qui, continuando con i dati dell'epidemiologia, vedete all'interno delle sottoclassi dei disturbi prima elencati come rispettivamente il disturbo d'ansia sociale veda, perdonate il termine, una specie di primato per quanto riguarda l'epidemiologia, a seguire il disturbo post-traumatico da stress e a seguire ancora il disturbo d'ansia generalizzato. Il Carlson li tratta un po' indifferentemente. Ansia generalizzata la cita appena, se ricordo, in poche righe. Ansia sociale la cita ulteriormente in poche righe. In realtà cercheremo, se possibile, di trattarli separatamente. Però qui vedete ancora in maniera dissociata gli elevati numeri del disturbo d'ansia generalizzato, del disturbo ossessivo compulsivo, che in realtà, come vedremo più avanti, a sua volta è un piccolo spettro di disturbi d'ansia, e dei disturbi da panico. Ma parliamo sempre di percentuali ben superiori all'1% di questi disturbi. Inutile dire, perché l'avevamo già anticipato, che tranne il disturbo ossessivo compulsivo, che ha uno status, almeno dal punto di vista logico, simile a quello che aveva il disturbo bipolare nella gamma di disturbi dell'umore, che non vedeva una differenza di genere fra maschi e femmine, similmente non ce l'ha il disturbo ossessivo compulsivo sostanzialmente. Al contrario, tutti gli altri disturbi d'ansia ritroviamo la solita prevalenza quasi doppia, in alcuni casi più che doppia, nelle femminucce rispetto ai maschietti. Ancora più importanti i numeri, come dicevo prima, del disturbo post-traumatico e del disturbo d'ansia sociale. Ovviamente sono molto elevati quelli del disturbo post-traumatico, perché
l'esposizione a traumi e stress è una caratteristica molto comune nelle persone. E molto spesso si parla di forme di adattamento reattivo agli stressor che non configurano necessariamente una patologia cronica, senza sottovalutare l'importanza di avere proprio disturbi post-traumatici da stress, però nella versione cronica, quella clinicamente più rilevante, i numeri sono un minimo più esigui di quelli riportati in questa tabella. Altra osservazione è relativa all'ansia sociale. Perché? Perché il nuovo riconoscimento, relativamente nuovo riconoscimento di questa forma di fobia, porta dei problemi. Qual è il confine fra quelle che un tempo si chiamava timidezza, difficoltà in certi contesti sociali, difficoltà a percepire in certi contesti pubblici ciò che è appropriato e ciò che non è appropriato, che sono caratteristiche molto pervasive delle differenze fra le persone, è un disturbo come tale degno di essere trattato. E ovviamente lo spostamento fra la variabilità dei comportamenti diversi fra le persone e il riconoscimento di una forma patologica non è banale. Non è banale per i singoli individui che sono coinvolti in questo riconoscimento clinico che in alcuni casi si può questionare, cioè mettere in discussione, ma non è soprattutto irrilevante per quanto riguarda chi da questo trae profitto, perché il riconoscimento di nuovi pazienti, il riconoscimento di nuove forme cliniche porta innegabilmente una maggiore domanda di trattamenti e quindi maggiori business, si chiama sostanzialmente. E non è un caso che benzodiazepine da una parte, quindi agonisti GABAergici e antidepressivi dall'altra, ma come vedremo con diverse accentuazioni che sono le scelte farmacologiche nella maggior parte, comunque con diverse accentuazioni di subidanzia, siano fra le classi ovviamente più vendute fra i farmaci psicoattivi. Altro discorso ancora peggio sono le specifiche fobie, perché è davvero delimitabile con difficoltà il territorio teoricamente sconfinato degli oggetti potenzialmente fobici. Cominciamo, ma solo perché poi lo riprenderemo dopo un po' di tempo, esattamente come comincia il Carlson, con Michael Carlson comincia solo perché il disturbo da panico è quello fra i disturbi d'ansia che sembra invocare una sintomatologia molto più fisica e quindi in qualche modo incontestabile di altri invece che tendono a essere più limitati alla sfera cognitiva. Sia come sia, questa rilevanza data ai disturbi da panico, una cosa è certa, gli attacchi di panico, propriamente detti, hanno un'importante sintomatologia fisica che è legata alle dispnee, cioè alle alterazioni del comportamento respiratorio, che spesso determinano e si associano a vere e proprie sensazioni di soffocamento e a variabilità cardiaca che a volte è seguita da accelerazione e rallentamenti durante il corso dell'episodio. Associatamente la derealizzazione e le vertigini che a volte accompagnano l'attacco di panico. Chi li vive? Soprattutto all'inizio, prima di un'opportuna diagnosi, non pensa a un disturbo mentale, non pensa a un disturbo psicologico, pensa a un problema sostanzialmente fisico. Molto spesso, per molto tempo, penso succeda ancora, vengono impropriamente considerati problemi cardiaci, proprio perché fra le diversi aspetti delle risposte fisiche associate all'attacco di panico
c'è un'importante implicazione cardiaca, oltre che quella respiratoria. Anche nel caso del panico, l'esordio, l'inizio della storia clinica tende a essere molto poco oltre i 30 anni sostanzialmente, quindi comincia dalla tarda adolescenza fino ad arrivare a sotto i 30 anni. È importante rilevare che lo troviamo con caratteristiche simili in culture diverse. Lo sottolineo questo aspetto perché in qualche modo allude a una forma comune di matrice biologica sottostante, perché le diverse culture in teoria dovrebbero o potrebbero modulare le cose che ci fanno terrore, che mescolano il panico, e quindi eventualmente riconoscere in culture molto diverse è quantomeno un sostegno, seppur parziale, indiretto, un po' come il discorso delle emozioni da Darwin a Paul Ekman, suggerire una probabile matrice biologica genetica. Oggi si arrabbia, già mi hanno bannato stamattina su YouTube per un altro filmato, vediamo un piccolo attacco di panico in un film di Woody Allen che mi sembra Match Point, se ben ricordo. Sì, è Match Point. All'audio niente? All'audio sconnesso? Non c'è. Vabbè, non è importante. Beh, non sta parlando. Vabbè, non è proprio importante perché qua. Grazie. Niente. Si sente bene, signore? Mi dica, Samantha, soffre mai di claustrofobia qui dentro? No, no, non direi. Piccolo attacco di panico cerebrofotografico in cui sembrano prevalere, da quello che si vede, le difficoltà respiratorie, ma d'altra parte le difficoltà respiratorie sono una regola dell'attacco di panico. Penso che chiunque di voi almeno prima o poi abbia visto la scena, che poi è un suggerimento durante gli attacchi di panico, di prendere una busta e cominciare a respirare all'interno di quella busta. E se non c'hai una busta, usare le mani in questa foggia qui per cercare di regolarizzare il bilancio della iperossigenazione che c'è durante l'attacco di panico. Sostanzialmente respirarti un po' di anidride carbonica che tu stesso hai emesso col respiro, perché poi questo è lo scopo del sacchetto. O in subordine, se non ce la fai a tempo a prendere il sacchetto, usare le mani a coppa per cercare sostanzialmente di inalare un po' di anidride carbonica che regolarizza questo ciclo di iperossigenazione che tende a far aumentare la sintomatologia fisica degli attacchi di panico. Ve l'ho già detto, non sono un appassionato di serie, ma insomma so cos'è Grace Anatomy. Young, vieni ad aiutarmi. Young! Cristina! Cristina, rispondimi. Porca miseria, prendi la cannula ortica, tienila così. Cristina, ti senti bene? Ti puoi alzare? Avery, mi serve il tessuto, subito! È utilizzabile? No. No! 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 Tempo! Tempo! 2 ore e 45. Va bene, Avery. Chiama la farmacia e fatti dare un altro lembo di tessuto. No, non chiamare. Cristina, vai tu. Vai a prenderlo subito. Corri, vai! Vado io. Oh, non puoi entrare qui dentro. Però siamo amiche ora, perciò non dirò niente. Brava. Dottoressa Gray, non puoi stare in sala operatoria. Cristina.
Ok. Anche per non far arrabbiare YouTube. Vediamone un altro e poi andiamo avanti. Hey, hey, hey. Here, guys. Mom is so excited to see you. Come here. Come on in. Go ahead. Go tell her. Tell her what we talked about, okay? I don't want to. Oh, come on, Zola. You ask me every day, when can we go see Mommy? Look, she's right over there. Go give her a big hug. No. No, no, no. Zuzu, come to her. I want to go. Zuzu, come to her, honey. Zuzu, come to her, honey. Come on. Dr. Robbins wants. Okay, you're okay. Hang on. Deep breath. I need you to breathe for me. Breathe for me, Dr. Gray. Breathe. I'm gonna get you some air. Just stay still. I'm gonna open you up, okay? Okay. I'm opening you up. Stay still. Please. Okay. Okay. Hold on. Alright, good. Hey, what the hell are you doing? She was having a panic attack. Do you not realize how delicate the jaw actually is? Sostanzialmente, la prima operatrice non ha compreso che era un attacco di panico e lo attribuisce a dolore reato a quello che aveva i denti, mentre invece semplicemente era. Quindi vediamo quello che vi dicevo prima, il fatto che la storia delle diagnosi più o meno compare nella stessa fascia d'età interessata al disturbo depressivo. Vedete, per carità, non è che sia precluso, ma certamente l'esordio in età più avanzata, oltre i 30 anni, è meno probabile. Vedete subito quello che vi ho già detto, di una prevalenza con diverse accentuazioni, ma sostanzialmente doppia, delle femminucce rispetto ai maschietti. Ovviamente, proprio perché è un'esperienza molto intensa, oltre a la situazione di paura, di panico specifica dell'attacco, molto spesso si aggiunge anche una forma aggiuntiva, appresa, potremmo dire, di paura, la paura di un attacco di panico sostanzialmente. Quindi una forma di anticipazione, anche magari in situazioni di banale irregolarità respiratoria in cui tu temi. Però molto spesso quello che succede è che, come si dice, corri il rischio di creare una profezia che si autoavvera. C'hai paura dell'attacco di panico, nel momento poi in cui cominci ad aver paura, molto probabilmente aumenti la probabilità che poi si verifichi sul serio. Molto robusta fra le tante fobie specifiche, quindi come potenziale innesco degli attacchi di panico, fra i tanti oggetti, uso un termine generico perché poi li vedremo, che possono provocare ansia e panico, c'è l'agorafobia, cioè la paura degli spazi aperti. In alcuni casi, quando l'agorafobia è molto intensa, è molto invalidante. Una famosa agorafobica, almeno negli anni finali della sua vita, è stata Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, almeno a mia conoscenza, gli ultimi anni della sua vita li ha passati chiusi a New York nel suo appartamento e praticamente non usciva di casa per gli attacchi di panico. Ovviamente
non era stato così in passato, perché altrimenti non avrebbe mai potuto fare la sua carriera come giornalista praticamente dovunque nel mondo, se anche prima dell'ultima fase della vita avesse avuto questa intensa sintomatologia di attacchi di panico. Però va anche detto che non tutta l'agorafobia, quindi non tutte le fobie, in questo caso la specifica fobia dell'agorafobia, si manifesta necessariamente in attacchi di panico. Nei fatti c'è una fetta abbastanza importante, ma probabilmente più importante di quella che noi rileviamo, di agorafobia senza attacchi di panico. In realtà probabilmente i numeri degli agorafobici sono più elevati, però ricordate, tantissime fobie specifiche, soprattutto se non sono fortemente, non sono molto intense, non diventano numeri, non diventano numeri perché le persone non cercano trattamenti per una gamma in qualche modo che appare gestibile di oggetti fobici. Sia come sia, posto uguale a 100 le persone che hanno agorafobie, una su tre poi ha crisi di panico. Anche l'agorafobia in sé, quindi non necessariamente gli attacchi di panico, è fortemente dicotomizzata in funzione del sesso. Anzi, addirittura, come vedete, i rapporti sono quasi tripli delle femminucce rispetto ai maschietti. L'età di esordio è di nuovo la stessa fascia d'età. E poi ritroviamo un discorso più volte fatto, lo faremo tante altre volte, non sempre ci aiuta. Negli studi che hanno cercato di definire quali eventi di vita fanno da potenziale fattore di rischio, o se volete anche indiretto detonatore, c'è l'esposizione in passato a stressor. Ma grazie. Ma questo lo troviamo come fattore predittivo non solo nell'agorafobia, ma nei disturbi di panico, nei disturbi depressivi, poi lo ritroveremo nei disturbi post-traumatici da stress. Importante che nella storia familiare ci sia una storia di agorafobia, se possibile testimonianza del fatto che c'è evidentemente una componente di familiarità in alcune o tutte queste specifiche fobie. Storie infantili di parasonnie, cioè di eventi alterati nel sonno, come i terrori notturni e le enuresi, oppure in alcuni casi famiglie eccessivamente protettive, che in genere agisce come fattore di rischio esattamente per i terrori notturni, per le enuresi. Però ci tengo a dire che, di nuovo, nell'agorafobia, nelle specifiche fobie e più in generale per una parte dei disturbi d'ansia, il ragionamento generico già fatto più volte dello spettro, ve lo ripeto ancora più intensamente, è l'arbitrarietà e la difficoltà di stabilire un certo confine dove c'è il disturbo d'ansia e dove ci sono le normali variabilità degli individui e i diversi adattamenti degli individui alla vita. Una cosa è certa, quando trattiamo di fobie specifiche, quindi non più solo dell'agorafobia, riconosciamo, come dire, una matrice, sembra paradossale, protettiva della specie di queste fobie. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo fobici di qualsiasi cosa accapperi a caso, ma che ci sono alcuni oggetti che sono più fortemente implicati nel provocare una risposta fobica. E qui li vedete nella forma più intensa in rosso, in una forma intermedia in celeste e in verde invece chi non ce l'ha. Quindi guardiamo le prime due parti. Comunque la girate, ci sta la fobia dei serpenti, dei luoghi alti, dei topi, di volare, al contrario
di stare in spazi troppo stretti, quella che è la cosiddetta claustrofobia, dei ragni, degli insetti, dei tuoni e dei lampi, di rimanere solo a casa e si può continuare. Perché dicevo, si riconosce la non casualità degli oggetti potenzialmente fobici? Perché non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere che in certi tempi della storia della vita, della specie umana, la maggior parte di questi oggetti, li chiamo oggetti proprio per un termine che chiappa tutto, diciamo così, sono stati effettivamente pericolosi per gli individui. E avere una risposta, noi diremmo di fight or flight, comunque insomma sostanzialmente è un normale adattamento che probabilmente in certi casi ha fatto la salvezza della vita degli individui. E quindi avere paura dei serpenti, quello magari vale anche adesso, però certamente c'è stata fase della storia dell'uomo in cui faceva la differenza fra la vita e la morte, nel darsela a gambe, diciamo così. Come di ognuna delle fobie, per esempio i luoghi alti o luoghi molto ampi. Beh, i luoghi alti sono i posti da cui insomma si può precipitare e cascare, evidentemente, e quindi quella che si chiama acrofobia, la paura dell'altura, ovviamente ha un senso anche lì evolutivo. Ma come ce l'ha l'agorafobia? Stare in luoghi molto esposti ti aumenta il rischio di qualche predatore o di un qualche pericolo. Ma è vero anche il contrario. Stare in luoghi molto ristretti, la claustrofobia. Perché? Perché in luoghi molto ristretti, in epoca antica evidentemente, la probabilità di infezioni, contagi era molto più elevata. Ma insomma non c'è bisogno di continuare, evidentemente i topi, l'umanità ha avuto cicliche pestilenze associate ai topi, per cui non c'è così da sorprenderci che esista un terrore per i topi. Quindi per certi versi verrebbe da dire le fobie nascono per esagerazione, per esasperazione, da un meccanismo adattivo della specie antico che abbiamo ereditato. Non è un caso che altre situazioni potenzialmente pericolose, insomma ragazzi, famoci a capire, fra la paura dei tuoni e dei lampi, che certamente in certe occasioni, sapete, la settimana scorsa una povera crista stava alla fermata degli autobus a Villa Borghese, durante il temporale un fulmine ha preso l'albero, e non so se è morta perché stava in emergenza, in ospedale, eccetera. Però sono eventi rarissimi, che la sfiga che il fulmine prende l'albero sta vicino alla tua fermata dell'autobus e l'albero casca addosso alla povera donna, insomma. Mi sembra che sia morta, comunque non me lo ricordo. E stavo dicendo, ci si chiede, beh, mi aspetterei fobie moderne. Che ne so, fobie per l'energia elettrica, molto probabilmente. Ci sono persone che ricevono danni per accidentale maneggiamento di cose elettriche assai più di quanto le possono ricevere dai tuoni, dai lampi o dagli spazi aperti. Nei fatti, una teoria, è solo una teoria, che rimanda alla fobia a un meccanismo appreso nella storia della specie, come esasperazione di comportamenti un tempo adattivi, oggi non sempre più adattivi, ma soprattutto se in forme in qualche modo molto intense, portano a un vero e proprio fobia. Ovviamente, come al solito, bisogna graduare, cioè chi di voi non ha teoricamente paura dei serpenti o dei topi o degli insetti? Ovviamente dipende di che stiamo parlando, quanto l'incontro con uno di questi oggetti fobici vi paralizza, vi dà luogo a qualche sintomatologia importante, principalmente autonomica.
ma solo per ricordare quanto il confine fra le fobie specifiche, che sono fra quei numeri importanti, anzi sono i numeri ancora più diffusi, proprio perché è così elusivo il contesto delle cose di cui noi abbiamo paura, deve in qualche modo differenziare l'entità delle risposte sane, adattive, dalle risposte non sane, adattive. E quindi la maggior parte delle cose di cui abbiamo paura, il sangue per esempio, ovviamente, gli aghi, le trasfusioni, sono tutte cose legate. Poi, giocando, ma davvero è un gioco linguistico, ovviamente allontanandoci da questo contesto adattivo, esistono delle fobie davvero strampalate, ma davvero è solo un gioco quello che faccio nei prossimi due minuti, e citarmi strampalatissime e inusualissime, ma anche poco diffuse fobie, di cui la maggior parte neanche conoscevate il termine. L'acrofobia passi, la paura di stare in posti alti, che poi si associa alle vertigini e alla sensazione di precipitare. La scotofobia passi, l'aracnofobia la conoscete, la claustrofobia per gli spazi chiusi, ma queste sono quelle più frequenti e più chiaramente, di cui è più chiaramente rintracciabile il significato, chiamiamolo così, biologico. Ma poi ce ne sono altre davvero bizzarre. La fobofobia, la paura di aver paura, la destrofobia, la paura del lato destro, lo posso capire. La scopofobia, che non è quello che pensate, è la paura di essere osservati sostanzialmente. La zelofobia, ragazzi, la paura della gelosia. La dichetofobia, ci abbiamo avuto qualche illustre rappresentante, la paura della giustizia. La garnofobia, pure qualcuno l'avrà incontrata, voi siete giovani. L'ellenofobia vi interessa, la fobia per i termini scientifici, visto che quest'esame se ne accompagna a vari. Però sostanzialmente, solo per ricordare che indipendentemente dai numeri grossi, degli oggetti fobici, quelli che hanno la storia della specie, poi ci sono strampalate di declinazioni individuali. Anche se poco trattato nel Carlson, merita in qualche modo un minimo di approfondimento il disturbo d'ansia sociale, perché è una delle categorie che trovo più delicate del confine fra comportamenti normali e comportamenti patologizzabili. Ovviamente ha a che fare con gli altri, ovviamente ha a che fare col giudizio degli altri e ovviamente ha a che fare con la vergogna legata al giudizio degli altri. Ovviamente quando tu sei esposto direttamente, nel senso che ci stai, ma a volte anche in situazioni simulate, per esempio con video, quasi invariabilmente questa determina l'innesco di una risposta d'ansia. Un aspetto centrale che, se possibile, ma non è di grande aiuto, che segna il confine fra la risposta adattiva e la risposta adattiva, è la sproporzione fra l'entità del pericolo veramente esistente e la reazione dell'individuo. Un aspetto importante, ma questo è da DSM, è la distinzione fra quella che potremmo chiamare la sindrome di Alessandro dalla sindrome cronica, cioè da un evento situazionale limitato nel tempo, quindi acuto situazionale, a un evento cronico. E con tutte le convenzioni delle classificazioni, in questo caso qui psichiatriche, viene posto a 6 mesi il confine fra la forma cronica, la forma patologica e quella in qualche modo a breve termine. Ovviamente le strategie che le persone fanno poi diventano una forma di piccolo handicap. Se tu hai
paure di parlare in pubblico, tutta una serie di aspetti lavorativi ti sono preclusi. Se tu, anche qua dico, vado sul facile, non sei abituato a fare esami orali, perché hai scoperto che la facoltà di psicologia, la maggior parte degli esami sono stranamente tutti scritti, e poi ti trovi piombata a fare l'esame orale, e a maggior ragione un esame di un certo impegno, non è così strano, ve lo dico sinceramente, che molte persone a volte hanno evitato per appelli su appelli su appelli, per carità parliamo sui grandi numeri di centinaia di persone a fare esami, ma a volte ho imparato a conoscere alcune persone che si prenotavano, a volte capita, un mese, due mesi, qualcuno che si è prenotato non essendo pronto, ma uno che ti sta in qualche modo accompagnato da un anno a due anni, evidentemente c'è qualcosa in più di semplicemente non era pronto quella volta e quell'altra volta. E quindi su comportamenti di evitamento della situazione sociale che potenzialmente li espone a quest'ansia e a questa sensazione di inadeguatezza o di umiliazione che verrà quando esposti a queste situazioni. Numeri importanti anche nell'ansia sociale, nella forma cronica. Anche qui forse un po' più precoce degli altri disturbi dello spettro d'ansia, tende a essere l'esordio più frequentemente pre-adolescenziale o adolescenziale, e a volte crea una disabilità significativa, ma contesto specifico. Cioè, disabilità ovviamente da quelle condizioni lavorative che ti espongono al giudizio degli altri, non necessariamente tutti i lavori hanno queste caratteristiche. Vale per tutti i disturbi d'ansia, vale a maggior ragione anche per i disturbi d'ansia sociale, spesso ha un'associazione o in forma di vera e propria comorbidità della depressione, oppure di sintomi depressivi che si accompagnano ai sintomi d'ansia. D'altra parte, la stessa situazione l'avevamo vista rovesciata, che all'interno della patologia depressiva spesso si osservava la presenza di alcuni comportamenti d'ansia, che non necessariamente sempre prefigurava una comorbidità con il disturbo d'ansia, sintomi d'ansia che suggerivano a una preponderante sintomatologia depressiva. Vale per certi versi anche il complementare, in un quadro di diagnosi di disturbi d'ansia, la presenza di maggiori disturbi depressivi di quanto ci attenderemmo dalla popolazione normale. Anche senza arrivare alla franca comorbidità. Ovviamente, a maggior ragione perché ha avuto un riconoscimento indipendente relativamente recente, e anche perché ci sono alcune intrinseche difficoltà a costruire esperimenti, studi su disturbi come l'ansia sociale, sappiamo solo fino a un certo punto dei meccanismi psicobiologici sottesi. Ve ne presento un paio, sostanzialmente perché, come al solito, danno un esempio di come si possa studiare una patologia. Visto che l'appropriatezza nelle situazioni, l'adesione a certe regole del comportamento sociale sono alcuni degli aspetti che tipicamente innescono l'ansia di chi ha questo tipo di fobia, lo studio manipolava la dimensione cruciale, la variabile indipendente, presentando storie, cioè situazioni, o neutre, legate, vedete un esempio, a qualcuno che mangia a casa di qualcun altro e che gli capita di ingoiare il cibo sta a tavola, per cui è neutro. Oppure al contrario, può accadere che mentre mangia le capita di tossire o di starnutire e emettere parte del cibo. Ovviamente in questo caso il comportamento, fra virgolette, inappropriato è involontario.
altro invece è sempre nella stessa scenetta, qualcosa che hai mangiato non ti piace e lo sputi. Ovviamente questa è una forma di violazione di certe regole dell'agire sociale intenzionale, contrapposta a quella non intenzionale di tossire, starnutire, eccetera. Ovviamente queste storie venivano presentate durante l'immersione in uno scanner di risonanza magnetica funzionale e qui vedete in qualche modo il risultato, o meglio una parte del risultato. Cosa si vede? Si vede innanzitutto che sia nelle persone normali, sul lato destro della figura, sia ovviamente nei pazienti con disturbo d'ansia sociale, si abbia una risposta che è prevalente per gli stimoli, le situazioni, diciamo così, intenzionali. Abbiamo in rosso intenzionali, in celeste non intenzionali e in giallo quelle neutre in cui non c'è alcuna trasgressione. Ma l'aspetto più centrale è lo specifico, indipendentemente dai confronti fra intenzionali e inintenzionali, che danno luogo a risposte relativamente più vigorose degli stimoli non intenzionali. Lo vedete certamente nei pazienti, lo si vede in parte anche nei controlli. Ma più che il confronto fra tipologie di eventi, quello che conta di più per certi versi è il confronto fra i diversi gruppi normali e fobici, in dove differiscono. Differiscono sostanzialmente nell'attività della corteccia prefrontale, che nel caso della trasgressione intenzionale è maggiore rispetto alla violazione. Questo è vero per tutti e due. Ma i pazienti, buonanotte, i pazienti con disturbo d'ansia sociale, scusate, detesto quando le cose non vanno bene, i pazienti con ansia sociale hanno una risposta ancora maggiore per certi versi e sorprendentemente per la trasgressione non intenzionale. Cioè in qualche modo hanno paura di sbagliare in quello che più comunemente è oggetto di comportamento riprovevole socialmente. Oltre all'aumento dell'attività metabolica della prefrontale ventromediale, che è una caratteristica che osserviamo nei pazienti con disturbo d'ansia sociale, contemporaneamente si osserva anche una attivazione nell'amigdala e nell'insula. Di amigdala sapete benissimo, l'insula, non so se l'avete incontrato in qualche occasione, mi sembra di no, se non un caso o due, però è una struttura sostanzialmente corticale che ha varie funzioni, ma certamente coinvolta anche in aspetti del disgusto e della regret, disappunto. E quindi sostanzialmente una risposta più vigorosa di un sistema che già conosciamo, un sistema prefrontale tendenzialmente mediale, è una parte del sistema limbico principalmente coinvolte nelle emozioni negative. Anche qua vale il solito problema: se questo è una persona che ha ansia sociale e tu gli racconti ste cavolo di scenette, e ste cavolo di scenette sono fatte apposta per esporlo esattamente a quello di cui ha paura, che cosa può succedere? Può succedere che effettivamente lui abbia questa forma di paura e ne vedi i comportamenti dal punto di vista delle aree che le mediano. Ma che poi i comportamenti siano l'iperattivazione dell'amica della prefrontale ventromediale verrebbe da dire, è quasi ovvio. Non che non sia importante questa cosa,
ma di nuovo rimanda la domanda. Sto vedendo le conseguenze di un attacco d'ansia sociale e non sto vedendo un ipotetico meccanismo che è alla base dell'ansia sociale. Se quello c'ha una reazione esagerata allo stimolo fobico sociale, e non c'è così strano che abbia anche un'attività intensa dell'amigdala o della prefrontale ventromediale. Altri studi hanno trovato questa caratteristica nella prefrontale mediale e soprattutto nell'amigdala, e per certi versi stupisce poco. Un'altra domanda che ci si può fare, visto che l'ansia sociale viene trattata o dovrebbe essere trattata elettivamente, prioritariamente con i trattamenti psicoterapeutici, e in questo caso trovate la CBT, la terapia cognitivo-comportamentale, o se la classe di farmaci è quella degli agonisti GABAergici, cioè le benzodiazepine, e ovviamente è dato per scontato che ci sono una percentuale cospicua, più cospicua dei depressi, che risponde sia alle psicoterapie o ai trattamenti con benzodiazepine. E uno si chiede, e che cosa succede a queste strutture quando sono responsivi al trattamento farmacologico? Più o meno lo vedete in queste due slide, che come al solito fanno due confronti diversi. Il primo confronto è pre e post trattamento, quindi vuole indicare sostanzialmente quali aree cambiano post trattamento, e quello che trovano è una diminuzione sostanzialmente dell'attività dell'amigdala. Guardate che le tre colonne sono: la prima colonna è la CBT, la terapia cognitivo-comportamentale, la seconda è la farmacologia, la terza è senza distinzione, quelli che rispondono senza specificare se CBT o... In tutti questi casi si osserva una riduzione dell'attività dell'amigdala associata alla risposta terapeutica, apparentemente senza grandi differenze tra CBT e benzodiazepine. Similmente, quando si confrontano quelli che rispondono ai trattamenti da quelli che non rispondono ai trattamenti, di nuovo la diminuita attività dell'amigdala fa da principale discriminatore dei rispondenti alle psicoterapie, ai trattamenti, scusate, lapsus. Qui lo vedete sostanzialmente sintetizzato nei due diversi confronti, senza più guardare adesso CBD oppure il benzodiazepine. Vediamo sostanzialmente, oltre all'amigdala, pure un interessamento a livello corticale in una zona della corteccia cingolata che grosso modo già conoscete. È una parte della corteccia cingolata subgenuale, perché collocata al di sotto del ginocchio del corpo calloso, grosso modo vicina a quella che abbiamo incontrato nella depressione. E sia che tu confronti il dopo verso il prima, sia che tu confronti i rispondenti verso i non rispondenti, diverse parti, ma comunque della corteccia cingolata anteriore, diverse parti comunque di una parte del cervello che sono la prefrontale mediale, presentano diminuzione di attività metabolica. Quindi amigdala e strutture mediali del lobo frontale sembrano associate non solo all'innesco degli attacchi di fobia sociale, ma anche al contrario, quando si risponde ai trattamenti, a una diminuzione di questi due sistemi. Ovviamente rimangono le stesse considerazioni. Le stesse considerazioni, per certi versi, continuano. Se io sono un paziente che risponde positivamente e che non ho più una risposta d'ansia sociale,
o perché è stata efficace la psicoterapia cognitivo comportamentale o perché è stata efficace la benzodiazepina, è evidente, o meglio, quantomeno è ragionevole, è che io abbia una diminuita risposta della amigdala e della prefrontale mediale. Verrebbe da dire, non dico grazie, ma insomma, in qualche e quantomeno non mi aiuta a capire sostanzialmente se questa è un'ipotetica matrice psicobiologica della, o non è solo lo specchio a monte quando tu, tra virgolette, fotografi il paziente con questo disturbo, oppure lo specchio che ti fotografa le modificazioni di un trattamento efficace. Però la cosa importante, e anche qua ritrovate qualche cosa già visto in depressione, usare un'importante farmacologia o usare una psicoterapia porta modificazione dell'attività cerebrale tanto quanto, porta modificazione di efficacia, in parte paragonabile, in realtà è maggiore quella della psicoterapia, ma porta, si associa meglio perché porta è causale, si associa a modificazioni biologiche tanto quanto, è sempre in questo sistema che prevalentemente poi quello che lega il limbico alla prefrontale mediale. E quindi non a caso al primo posto tutti i trattamenti psicoterapeutici. Certo, la terapia cognitiva è forse quella più diffusa, ma c'è anche la terapia sui comportamenti, oppure semplicemente certi training che lentamente ti guidano a riguadagnare alcune abilità sociali, quelle che sono oggetto ovviamente dello specifico innesco di attacchi d'ansia. Poi i farmaci sono un po' variati perché li incontreremo a diversi titoli in tutti gli disturbi d'ansia. Se devo stabilire una gerarchia di utilizzo, certamente il più utilizzato sono gli agonisti GABAergici benzodiazepinici. In subordine, gli antidepressivi a qualsiasi principio o meccanismo d'azione obbediscono, quindi vedete anti-MAO, SNRI, SSRI, e più recentemente si è aggiunto un altro agonista GABAergico, ma del tutto diverso, che non agisce sugli stessi recettori su cui agiscono le benzodiazepine o i barbiturici. Però in generale non vedo perché debba essere la prima scelta il trattamento farmacologico quando la responsività è molto elevata e forse più elevata ancora e i meccanismi biologici modificati sono sostanzialmente assimilabili nei trattamenti psicologici. Lo so, sto parlando al vento, perché poi nella quotidianità dei rapporti, nelle strutture di psichiatria, nei singoli studi e professionisti, purtroppo sono sempre più sbilanciati a favore della scelta farmacologica. Dovete ricordare che in alcuni casi non necessariamente questo è solo espressione di qualche malevolo interesse di chi commercializza i farmaci, malevolo interesse di certe figure che vogliono spingere un trattamento farmacologico che invece è un farmacologico. Ci saranno anche queste componenti, ma dovete ricordare che molto spesso questo però è espressione di quello che vogliono le persone, che preferiscono la scelta farmacologica, benché con una serie di controindicazioni, a un percorso terapeutico. Anche perché, come ben potete immaginare, i farmaci non chiedono niente alle persone. Non sottopongono e non chiedono alle persone un cambiamento delle loro abitudini, un cambiamento delle loro cognizioni e un cambiamento dei loro comportamenti. E vale per i pazienti con ansia sociale, ma vale anche per noi, cambiare le cose in cui crediamo o cambiare alcuni nostri comportamenti non ci piace sostanzialmente, o quantomeno è una cosa che non affronti con facilità. Fatto sta che purtroppo, nonostante che dovrebbe essere forse la prima scelta,
non lo è nei fatti, in molti contesti quotidiani di pratica clinica su questi disturbi. Dettagli, continuo a sbagliare questo mouse. E io quattro e me. Sì, se la devo fare la faccio adesso la pausa. Va bene, prima di cominciare a parlare di disturbo post-traumatico e di disturbo da panico. Vi ripeto, se, prima non c'ho gesso, ripeto a tutti quanti il token per Prodigit. 40, 68, 65. Piccola pausa. Breve. Che c'è in chat? Non lo sapevo che Freud subiva di cardiofobia, mi mancava quello. Ci dice Chiara Borrelli che Freud soffriva di cardiofobia, non lo sapevo. Grazie, spero che sia vero. Strano piatto di
Professore, posso fare una domanda? Sì, certo. L'anno scorso lei aveva fatto un foglio con su scritto tutti i nomi dei frequentanti. Quest'anno farà la stessa cosa considerando le persone che hanno fatto l'esonero per farlo orale con lei? Sì, adesso rispondo. Se non ti dispiace, visto che è una cosa che non ho mai, è una cosa che non ho mai detto, la dico a tutti quanti adesso fra 2-3 minuti quando ricominciamo. Va bene? Certo, si figure. Però ho verificato, aveva paura di morire di infarto Freud, aveva cardiofobia. Professore, sono Chiara Borrelli, quella che le ha detto di Freud. E ho risposto, semplicemente che ho verificato, avevi ragione. Oltre volevo aggiungere, i casi clinici, lui stesso temeva di morire di infarto, quindi era cardiofobico. Ti ho già ringraziato per... Insomma, se ne impara sempre una nuova.
Per l'esattezza, lui aveva paura di morire a 40 anni. Sì. Ragazzi, rientrate per favore, il tempo comincia a essere scaduto. Ragazzi, io ricomincio. Per favore, rientrate in aula. Scusate, intanto ne approfitto e poi non lo ripeto più per rispondere a una domanda di una vostra collega che evidentemente ha parlato con qualche mio ex studente dello scorso anno e che mi chiede una cosa che non vi ho detto. Che succede all'orale? Perché lei ha sentito una lista, cose, eccetera, eccetera. Allora, qual è il problema? Il problema è che gli orali sono ovviamente, fare orali a tante persone è una cosa faticosa. Ci sono 4 persone in commissione, 3 oltre me. Io non ho criteri per ripartire. Avrei l'unico criterio che ripartire casualmente tra le 4 persone in commissione. Non uso questo criterio. Il criterio è che le persone che hanno frequentato il corso con regolarità e che quindi a questo punto significa equivale a quella lista costruita degli esoneri, sostanzialmente, che hanno fatto gli esoneri, fino a prova contraria, immagino che faranno l'orale col docente che hanno seguito per tutto l'anno accademico, cioè con me sostanzialmente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi non siete obbligati a fare l'esame con me, che però laddove lo volete vi è riconosciuta questa possibilità. Se poi mi dite invece di aspettare 7 ore lo voglio fare subito con l'altro membro della commissione, va benissimo. Chiara questa cosa? Per cui le persone che partecipano agli esoneri, o che ovviamente spero che li avranno superati alla fine, verranno messi in una lista che io considererò fino a prova contraria. La prova contraria è la richiesta dell'interessata o dell'interessato che faranno l'orale con me. Chiara la logica? Ok. Una domanda. Dimmi. Ho visto che sugli orari, sugli appelli, ci sono 2 orari e noi che abbiamo fatto, diciamo, lo scritto attraverso l'esonero, verremo interrogati nel primo o nel secondo orario? Ho già detto più volte, tutti gli appelli, quelli formali, quelli dell'anno accademico, quelli da calendario ufficiale, riportano sempre 9-11 esame scritto, 11 fino alle 20, questa volta non è astratto, è reale, l'esame orale. È ovvio che chi ha superato gli esoneri se ne frega, scusate il termine, si presenta direttamente alle 11 un po' prima sostanzialmente, perché viene solo a fare gli orali, chiaro? Gli iscritti sono per quelli che non hanno fatto gli esoneri o per quelli che l'hanno fatti e insomma non è andata bene, mettiamola così, insomma, ci siamo capiti. Ok, grazie. Prima che mi dimentico, insomma, quando poi alla fine vi saluto e ci facciamo, insomma, l'augurio di Pasqua,
o nessuno che avesse portato un dolcino, niente ragazzi, ma proprio siete una pastiera napoletana. Dicevo, prima che poi mi dimentico alla fine della lezione, se per caso c'è qualche virtuoso che c'ha tempo durante le vacanze, io vi dico l'ordine dei prossimi argomenti. Disturbo ossessivo compulsivo sarà il prossimo, probabilmente è una roba da un'ora e mezza, stesso capitolo. Poi farò una specie di strano salto. Prima vi parlerò di meccanismi dello stress, che sono un altro capitolo. Qualcuno mi dice che numero è? I meccanismi dello stress è un capitolo altro. Vabbè, insomma, quello è i meccanismi dello stress, non me lo ricordo che capitolo è. Vabbè. No, i disturbi da stress, i meccanismi dello stress, non me lo ricordo. Prima vi parlerò di meccanismi dello stress senza invocare il comportamento patologico e poi parleremo di disturbo post-traumatico da stress, cioè l'espressione patologica della risposta agli stressors, e poi faremo due cose monografiche, anche se non c'entrano, sull'ADHD e sul disturbo autistico. Dico non c'entrano con la collocazione di questo capitolo, ma li dobbiamo trattare, eccetera. Per cui la sostanza qual è? Se volete essere bravi, leggetevi tutto questo capitolo durante le vacanze, perché dopo poi questo faremo il capitolo sul sonno e poi il capitolo di sostanze d'abuso e poi vedremo dove arriviamo, non molto oltre. Bene, riprendiamo. Riprendiamo. Ah, sono già in presentazione. Mi confermate voi a distanza che vedete le slide, vero? Sì. Ok. Ovviamente a questo punto era già, cioè si intuiva già prima da quel problema della relativa indipendenza dai contesti culturali. Ma se bisogno ce ne fosse, il solito modello del confronto fra monozigoti ci dice che c'è una predisposizione biologica, genetica all'attacco di panico. Anche qui ovviamente è da intendere solo come predisposizione di più geni in presenza poi di fattori di vita che fanno poi da fattori precipitanti. E ovviamente quando hai in famiglia qualcun altro con attacchi di panico, ho avuto 2 o 3 attacchi di panico nella mia vita. L'ultimo l'ho avuto per fortuna, non so, brevi e propri disturbi d'ansia, penso, almeno clinicamente diagnosticabili. Però ho avuto l'ultimo attacco di panico, ormai sono passati almeno 8-9 anni, me lo ricordo davvero drammaticamente. Io ho un po' di acrofobia, quindi soffro un po' in altura. Quindi stavo in un posto del Myanmar in cui mi ero arrampicato da una parte e a un certo punto improvvisamente mi comincia l'accelerazione respiratoria innescata probabilmente dal guardare in basso. La sostanza, ragazzi, che ho passato, a parte la bruttissima mezz'ora per scendere da quel posto in cui mi ero arrampicato, ho passato 2-3 giorni con febbre. Non so, non ho mai chiesto e approfondito quale sia il rapporto, perché in teoria, per quanto virulento, fisico, molto fisico, se attacco di panico, poi finisce là. Io mi sono stato praticamente, non lo ricordo perché stando in viaggio, in vacanza, insomma, passare qualche giorno con le febbre alte non ti fa molto piacere sostanzialmente. Però ho avuto un'incursione 7-8 anni fa, qualcun'altra ogni tanto, ma molto in passato,
a dimostrazione che, come dire, alcune situazioni anche sporadicamente, senza per fortuna, la sindrome di Alessandro, sono stato paziente di attacco di panico in contesti situazionali. Può sembrare poco etico, ma per ragioni di ricerca c'è una certa legittimità. In individui predisposti a attacchi di panico si è osservato che tutta una serie di sostanze strane, ma strane perché diverse, l'acido lattico iniettato, la caffeina, l'ossido di carbonio, la crema d'ossido carbonio, il doxapram, la iombina, che è una sostanza estratta da una corteccia che qualcuno utilizza come droga, qualcun altro nel mercato illegale, non lo dico, lo dico stesso, tanto volevo cercare su Google, nel mercato illegale dei farmaci viene usato per potenziale erezione. Questa è la sua principale utilizzo clandestino. Però, per esempio, nel repertorio italiano è classificato fra le sostanze d'abuso, quindi la droga, per cui se mai venisse in mente, parlo ai maschietti, di acquistarlo clandestinamente nel mercato parallelo, eccetera, sappiate che non sono sicuro e non so abbastanza, quello che non so se effettivamente sia efficace per quella cosa lì. Una cosa è certa, che è un farmaco importante e quantomeno può innescare crisi panica. In realtà c'è altre controindicazioni questa sostanza. E che ci azzecca l'uno con l'altro? Niente, sono cose diverse che hanno meccanismi diversi. L'unica cosa che li unifica è che sono correlate a risposte di attivazione. Di attivazione perché la caffeina, per esempio, è un blando stimolante, l'acido lattico è connesso ai problemi catabolici dopo eccessivi sforzi fisici, identicamente il rare ossido di carbonio, identicamente un agonista noradrenergico come doxapram. Non è una spiegazione, dico semplicemente che tutto quello che diversamente attiva il sistema nervoso autonomo è potenzialmente induttore anche in persone temporaneamente senza attacchi di panico, in alcuni casi anche persone non con mai attacchi di panico, di una risposta di panico. Il caso che vi ho raccontato mio, se devo trovargli una spiegazione, è che io probabilmente non sono una persona ad attacchi di panico, sono genuinamente un acrofobico, perché la paura dell'altura mi accompagna, me la ricordo sin da quando ero bimbo, evidentemente in quel caso ha fatto da innesco della risposta di panico. Ovviamente inutile dire, la mamma è sempre gravida, si è cercato, visto che la classe farmacologica principale, la mamma dei cretini, è sempre incinta, si è cercato l'idea che ci fosse un'eventuale disfunzione GABAergica nei pazienti con attacchi di panico. Perché? Perché ha la solita logica, visto che rispondono alle benzodiazepine come classe principale per trattarli, qualche singolo studio ha pure trovato in pazienti con attacchi di panico una diminuita densità di recettori benzodiazepinici, però sostanzialmente solide prove di un'eventuale disfunzione GABAergica nei pazienti con attacchi di panico non ce ne sono. Qualche sporadica conferma, ma nel mare delle ricerche non mi sembra che si possa credere che ci sia disfunzione GABAergica, anche perché se ci fosse disfunzione GABAergica ci aspetteremo anche altre cose. Inutile dire che la mamma dei cretini stavolta è doppiamente incinta, perché visto che i pazienti con attacco di panico come seconda classe farmacologica rispondono anche agli antidepressivi, sono andati a cercare evidentemente delle eventuali disfunzioni monoaminergiche o ancora di più serotoninergiche. Però anche qui niente di sostanziale, come leggete, ma ve lo dice anche il vostro Carlson. Uno dei modi per dimostrare la capacità della rarefazione del contributo serotoninergico
nell'aumentare la predisposizione alla depressione, già la conoscete, la procedura di depressione del triptofano, cioè agire sulla dieta per far mancare un nutriente che contribuisce dal precursore poi alla sintesi finale di serotonina. Ma sostanzialmente la ricerca di ipotetici meccanismi alterati, GABAergici e serotoninergici di attacchi di panico, sostanzialmente non ha portato. Vi segnalo, visto che vi ho detto che anche gli antidepressivi vengono utilizzati, una cosa che avete già visto, ragazzi, eppure quale cose ritornano. Qui vedete un bellissimo farmaco antidepressivo, ma anche un importante farmaco. Quanto è efficace nel ridurre gli attacchi di panico per settimana? Però vi devo segnalare, guardate quanto è ampia la diminuzione anche col placebo. Nessuno discute che questa differenza sia più ampia a favore dell'antidepressivo. Però, di nuovo, mi sembra più utile. Facciamoci a capire. Se questa è una misura settimanale di un attacco e mezzo settimana e la media più o meno stabilizzata della risposta placebo è attorno a 0.8, vuol dire dimezzamento dei sintomi. Cioè non è poco come grandezza dell'effetto quello che si riscontra anche dopo trattamenti placebo, che dovrebbe sempre indurre in qualche modo alla cautela quando si intraprendono trattamenti a maggior ragione se cronici con farmaci come, ma vale anche come gli antidepressivi, ma vale anche per quanto riguarda le benzodiazepine, gli agonisti GABAergici. Poi negli ultimi anni la delta ciclosedina, che è sostanzialmente un antibiotico, è un antibiotico, è stato utilizzato da solo o accoppiatamente alla terapia cognitivo comportamentale e si è rivelato ugualmente efficace nella riduzione delle disturbi d'ansia. Qui lo vedete, nel mio caso, nell'acrofobia, come si azzera quasi con delta ciclosedina. Qui lo vedete dopo un po' di tempo, non con una risposta così vigorosa come l'acrofobia nell'ansia sociale, e qui lo vedete anche nei disturbi di panico. Quindi, dimmi, ciclosedina. Comunque non aggiungo, stavolta c'è anche su Carlson, anzi questa è una figura del Carlson. Delta ciclosedina. Quello che si osserva diversamente dai pazienti con ansia sociale, per certi versi esattamente l'opposto, che nella corteccia prefrontale, ma durante l'attacco, c'è una diminuzione dell'attività metabolica prefrontale. Come se esistesse una minore capacità di controllare i meccanismi limbici, principalmente connessi alle emozioni negative. Poi i trattamenti, l'avevo già detto, sono trattamenti farmacologici, benzodiazepine, antidepressivi, poi aggiunto un GABAergico, il gabapentin, abbiamo aggiunto anche la delta ciclosedina, però ricordiamoci la verità, nel panico come nell'ansia sociale, i trattamenti psicologici, principalmente di matrice cognitivo-comportamentale o più comportamentali, basate su tecniche di esposizione graduale agli oggetti che causano la risposta fobica, o di trattamenti più cognitivi che lavorano sulle credenze che sottostanno a queste risposte corporee che poi inniscono la risposta da panico. Sono certamente la prima linea di trattamento fino a prova contraria. Vi permetto di dire che la scelta farmacologica dovrebbe essere intrapresa solo quando si è sperimentata una non efficacia, una non responsività ai trattamenti cognitivo o comportamentale o tutti e due insieme sostanzialmente. Più che ripeto non posso fare. Bene, ci abbiamo? Sì, ce la facciamo.
L'altro disturbo è che, a differenza dell'ansia sociale, a differenza delle specifiche fobie, a differenza degli attacchi di panico, che comunque mantengono un rapporto con un evento scatenante riconoscibile, riconoscibile la situazione sociale, riconoscibile quello inglese ad anatomy che in sala operatoria parte con l'attacco, perché evidentemente non è facilissimo stare in camera operatoria. Invece il disturbo dell'ansia generalizzata è una condizione, potremmo dire, tonica, che accompagna le persone abbastanza costantemente nella loro vita. Per certi versi maggiormente impattante, perché pervasiva sostanzialmente della vita della persona. E quindi quando noi pensiamo, ovviamente a livelli clinicamente rilevanti, a qualcuno ansioso, più frequentemente pensiamo a questo tipo di disturbo. Anche qui il criterio discriminativo temporale per distinguere la sindrome di Alessandro dalle forme croniche è 6 mesi. Anche qui, poi lo ritroveremo in altri contesti, i sintomi, proprio perché hanno a che fare con cose della vita quotidiana, devono essere non contesto specifico. Quindi devi ritrovare almeno in 2 o 3 contesti, almeno in 2 contesti. Per esempio, ritrovare in ambito scolastico, in ambito lavorativo, in ambito scolastico, in ambito familiare e così via. I sintomi che devono essere identificati e in numero di almeno 3 sono l'irrequietezza, l'affaticabilità, la difficoltà di mantenere la concentrazione, ovviamente l'irritabilità, il livello elevato di tensione muscolare e, tanto per cambiare, l'alterazione del sonno. L'alterazione del sonno si trova praticamente in tutti gli disturbi d'ansia. La cosa importante è che, ovviamente, ma questo vale per tutti i disturbi che abbiamo detto, non deve essere banalmente secondario a qualche altro disturbo medico, che altrimenti sarebbe un disturbo secondario, né a qualche storia di abuso di sostanze, né deve essere secondario e quindi in comorbidità con altre patologie psichiatriche, perché possiamo trovare, che sono pazienti depressi che hanno anche sintomi d'ansia più o meno generalizzati. Io speravo che... No, questo non ti crea problemi. Vediamo a confronto, mi sembra che era molto bellino questo filmato del National Geographic. Mi mette a confronto l'adolescente con... Non ci sono... alta di quella, ovviamente le femminili c'è poco, l'età di adolescenza, ovviamente spesso i sintomi sono elementari. This is Sally. She feels tense and worried because she has a midterm to write tonight. Sally is stressed. This is Nikki. She feels tense and worried for an unidentifiable reason. Nikki has an anxiety disorder called generalized anxiety disorder. Sally goes over her review notes after class. She's unclear about some topics. It's very stressful. Nikki has a break for lunch after class. She still feels anxious. She's unable to eat. Sally writes her midterm and feels relaxed afterwards. She's concerned about some tricky questions that she may have missed, but moves on after a while. Nikki writes her midterm and still feels anxious. She goes over every problem in her head and questions her self-worth. She wonders whether she deserves to be a student at her university. Sally runs into Nikki. She invites Nikki out to a restaurant. Nikki is invited out by Sally. She feels uncomfortable and rejects the invitation because she is worried that it will go poorly. She analyzes everything that she said afterwards. She thinks about how she must be perceived as lesser by all of her peers. Sally is randomly reminded of an embarrassing moment from last year.
She feels down momentarily and then laughs it off. Nikki remembers a similar event from her past. She feels overwhelmed and insecure. She ruminates over the memory for days. Sally receives an email about her schedule for final exams that are coming up in several months. She saves the email and moves on. Nikki receives the same email. She has been worried about final exams for over 6 months now. The email increases her tension and feelings of being overwhelmed. Sally has a muscle cramp from studying for a long time this morning. She goes to the gym and feels better afterwards. Nikki has had muscle tension along with intermittent feelings of nausea, heart palpitations, shortness of breath, and headaches daily for over 6 months. Exercise doesn't help the feelings go away. Sally sits down to do her homework. She feels overwhelmed initially, but is able to start working. Nikki sits down to do her homework. She feels irritable and unable to concentrate because of her anxiety. She becomes overwhelmed by all of the tasks assigned to her across all areas of her life. She is unable to start. Sally falls asleep after a long day. She's happy to get some rest. Nikki is very tired but unable to sleep. She stays up and goes over her schedule for tomorrow repeatedly, imagining scenarios in which everything could go badly. È chiaro qual è più o meno l'intento di questo video. L'intento di questo video è cercare di indicare il confine. Finiamo. Virgolettate questa parte. Virgolettate anche questa parte. Non che non sia vero, però. Ovviamente le esperienze precedenti, stress e aspetti della vita familiare fanno da fattore di rischio. Vabbè, queste sono le stesse cose che abbiamo visto prima. Bene, l'intento principale qual è? L'intento principale non è di sostituire le cose ricontenute nei repertori classificatori, nei manuali psichiatrici. L'intento in qualche modo è indicare delle risposte d'ansia, delle difficoltà, in questo caso qua si tratta di vita da studenti, possono accadere, possono determinare anche momentanei, piccoli gap, diciamo così, ma una persona normale li supera e li fronteggia regolarmente. Nel caso di Nikki, come vedete, no. No, perché non riesce a addormentarsi poi alla fine, no, perché alla fine ogni cosa la terrorizza, anche la mail 6 mesi prima dell'esame che dovrà fare, e non solo. E poi, quando è, visto che l'affaticamento fisico, muscolare è uno dei sintomi, lei non lo contrasta andando in palestra, ma l'unica cosa che riesce a fare è a ruminare sui suoi dolori e poi a creare altri dolori fisici. Sostanzialmente racconta di un confine fra incursioni di episodi e di situazioni che possono creare d'ansia a tutti quanti. È una forma clinica sostanzialmente costante che accompagna la persona. Dimmi. Sì. Credo che la differenza diciamo che attacco d'ansia è improprio perché fa riferimento a una condizione che tu leghi a un evento che ha determinato questa risposta autonomica. L'attacco, cioè tu su tutti i disturbi d'ansia. In questo caso qua non è un attacco d'ansia, perché la maggior parte delle situazioni d'ansia ti accompagnano. È ovvio che quando ti arriva la lettera sull'esame bocciato, eccetera, eccetera, ti aumenta il livello d'ansia, ma non assume caratteristiche sintomatologiche contestuali così forte. Il panico invece è molto addirittura biologico sostanzialmente. Potremmo dire che la risposta d'ansia tipicamente è molto più cognitiva, mentre il panico è molto più biologico, non a caso
calcio se l'ha messo all'inizio. Perché quelle alterazioni? Non che non ci sia una parte biologica all'esposizione di stupidanza, è ovvio che l'attivazione autonomica c'è sempre, però quella forza dei sintomi cardiaci e respiratori, le vertigini, lo svenimento che associa al panico non è paragonabile a nessuna risposta d'ansia. E quindi abbiamo già detto alcune delle cose, la preoccupazione eccessiva, spesso al di là delle naturali necessità della vita quotidiana. I pazienti con ansia generalizzata si sentono esposti, perché sostanzialmente ogni evento della vita è potenzialmente ansioso, ma proprio perché è uno stato cronico che li accompagna sostanzialmente, con un meccanismo in parte che si autoalimenta, e lo diceva anche il filmato, con un andamento purtroppo incrementale all'interno della storia di vita. Ovviamente comunque c'è un'attivazione autonomica, altrimenti non sarebbe una risposta psicofisica, anche se siamo lontanissimi dalla forza dei sintomi fisici dell'attacco di panico. Abbiamo già detto che fra i sintomi ci sono quelli motori di irrequietezza e quelli motori di affaticamento muscolare. Poi ci sono tutta una serie di sintomi somatici che prendono diverse forme di sistemi, ma su queste, insomma, sono quasi ovvie perché sono tutte legate al sistema nervoso simpatico, alla secchezza delle fauci, difficoltà di ingoiare, sostanzialmente la parte gastrica della risposta fight or flight, le sensazioni di difficoltà respiratoria, le sensazioni di dolore al cuore sia da accelerazione che da brachicardia che l'opposto, la sensazione di non avere un perfetto controllo degli sfinteri, e quindi insomma, e ovviamente poi caratteristiche generali di insonnia, risvegli, affaticamento costante, qualche volta qualche alterazione del visus. La prevalenza non è così come la indicava quella cosa canadese, o quantomeno quella cosa canadese aggiungeva probabilmente anche delle forme molto blande. Come vedete, una prevalenza attorno al 4%. Anche qui ritroviamo il solito problema maschi femminucci, rapporto doppio. Anche qui la stessa fascia d'età sostanzialmente dei disturbi, solo l'ansia sociale accorcia un po' la finestra dell'eziologia. Anche nel caso, datelo per scontato, a questo punto sarà sempre così, che gli studi sui monodisigoti danno un contributo di fattori ereditari, si arriva a concordanze fino al 41% nei monozigoti, ovviamente i disigoti sono molto più bassi del 4%, date per scontato che come al solito sono elementi genetici di predisposizione. Ovviamente gli eventi stressanti, gli stressor di vita, quelli che capitano a tutti quanti, possono contribuire a cronicizzare il meccanismo inizialmente anche fisiologico della risposta d'ansia, perché l'ansia in sé, come anche lo stress, è null'altro è che quella costellazione di risposte che noi chiamiamo fight or flight. Il problema è che purtroppo è la componente cognitiva e la cronicità evidentemente poi fanno il disturbo. Che sappiamo dei trattamenti? Ovviamente ci si perita di ricordare che i trattamenti con benzodiazepine debbano essere brevi. Ricordate, vale per l'uso ansiolitico delle benzodiazepine, varrà per l'uso ipnotico delle benzodiazepine, sostanzialmente in buona parte le stesse sostanze con meccanismi sostanzialmente simili, non devono mai essere assunti per un intervallo superiore al mese, facendo la media fra le diverse molecole. E quindi vuol dire che storie croniche di ansiolitici e storie croniche di ipnotici danno luogo a veri e propri profili di abuso. Inutile dire che questa regola è quotidianamente violata sia in chi impropriamente usa le benzodiazepine come ipnotici,
sia in chi utilizza le benzodiazepine come ansiolitici. Anche qua vedete i numeri, vedete che i numeri sono parzialmente soddisfacenti. Per bene che vada, c'è circa il 70% che non risponde affatto alle benzodiazepine. Anche per questo poi si sono aggiunti anche altre classi di farmaci, è inutile dire che sono comparsi anche lì gli antidepressivi. Come ci sono gli studi che confrontano i pazienti affetti da uno specifico disturbo, in questo caso l'ansia generalizzata, dai controlli, cercando di capire quali siano i fattori che predicono nei confronti di qualcosa differisce fra i controlli sani e i pazienti affetti da un disturbo. Così molto spesso si fanno ricerche simili fra rispondenti e non rispondenti, cercando di capire che cos'è che ti rende rispondente o che ti predispone a essere rispondente. Ovviamente sono studi deboli, però comunque la natura acuta dei sintomi, grazie alla sindrome di Alessandro, che ci sia una risposta marcata somaticamente all'ansia, la presenza di nuovo di contingente, ma questo è simile al primo punto, l'assenza di depressioni in comorbidità e l'assenza di altre terapie precedenti. Sono tutti fattori che rendono più probabile una risposta positiva al trattamento. Però io vi ripeto, i trattamenti con benzodiazepine non devono essere considerati la prima scelta e comunque rimane detto che mai possono essere cronicizzati per più di un mese sostanzialmente. Ovviamente prima ancora del benzodiazepine si usavano come ansiolitici i barbiturici, ma è una questione, è una riflessione che abbiamo fatto già lungamente quando abbiamo parlato di psicofarmacologia e quindi l'abbandono dei barbiturici. Sostanzialmente, come abbandonato il loro utilizzo come ipnotici, così abbandonato sostanzialmente il loro utilizzo come ansiolitici. Abbiamo già detto dell'aggiunta del serotoninergico della gabapentin, che è un altro agonista GABAergico, però bisogna ricordarsi che il trattamento di elezione a lungo termine è sempre la psicoterapia. È che l'uso cronico non è che necessario solo, non dovrebbe essere mai necessario sostanzialmente, proprio perché dà luogo a una serie di problemi importanti, tolleranza e dipendenza che ne sconsiglio. Solo laddove tu non rispondi a nessun altro trattamento, si può considerare di mettere nel conto l'inizio di una storia di dipendenza. Identiche considerazioni valgono per gli antidepressivi. In alcuni casi gli antidepressivi, ma hanno anche una farmacologia più importante, danno risposte più efficaci delle benzodiazepine. Ovviamente ci sono anche altri farmaci, ma stiamo parlando di sciocchezze, cioè farmaci come i beta-bloccanti che vanno a influire proprio sul sintomo, cioè il sintomo cardiologico, il sintomo respiratorio, che è l'ultimo dei problemi per quanto riguarda il disturbo in sé. Va da sé che anche nell'ansia generalizzata si è cercato qualche eventuale disfunzione GABAergica, dove la si è cercata nelle stesse strutture, nell'amigdala e nella prefrontale, evidentemente. Non ci sono sostanzialmente prove convincenti né di una disfunzione GABAergica né con la stessa logica di una disfunzione serotoninergica nei pazienti con disturbi d'ansia generalizzata. Che sappiamo delle strutture? Ma ritorniamo un po' a cose già dette. Certamente un coinvolgimento dell'amigdala, quindi risposte più elevate a livello dell'amigdala, risposte a livello della prefrontale, prevalentemente la mediale, orbito frontale, sono le solite aree della corteccia, e ovviamente il coinvolgimento ipotalamico. Ma il coinvolgimento ipotalamico è proprio la catena finale di cause e conseguenze, perché è coinvolto nel meccanismo dell'innesco
delle risposte ormonali, che poi sono le risposte che guidano la risposta simpatica, sostanzialmente, che è la più comune risposta allo stato d'ansia, ma varrebbe anche per se fosse una semplice risposta di paura. Quindi non è che c'è una disfunzione ipotalamica. Le due strutture di riferimento sono sempre la amigdala e corticella. Un'ultima cosa, e poi così chiudiamo, introduco una cosa che poi reciterò più avanti, ma insomma, vi ho già detto che negli ultimi anni l'avanzamento, ma questa cosa ve l'avevo già accennata, l'avanzamento della genetica ha permesso studi più sofisticati sugli uomini, che non siano solo i gemelli monozigoti o le femmine di adozione, che più di arrivare a quantificare la percentuale relativa di ereditarietà non arrivano, e qualche cosa che somiglia all'individuazione di specifici geni, la si può sviluppare con quelli che si chiamano ormai studi di linkage, in cui si cercano, visto che siamo in grado di mappare i singoli geni, quando tu prendi migliaia e migliaia di persone di cui hai i campioni biologici, il sangue, e fai la mappatura genetica in pazienti affetti da disturbi d'ansia rispetto a pazienti, a controlli normali. In questo studio fatto sulla la grande banca dati di sangue, di cui abbiamo la mappatura completa genetica, che è la biobank inglese, su più di 110.000 persone, sono stati evidenziati 7 geni. 7 geni, là l'hanno fatto cercando i geni dell'insonnia. Ma in realtà, ragazzi, la logica è semplice. Io ti prendo 110.000 persone, metto 110.000 persone, ci sta una parte su cui hai tue informazioni che sono insonni. Bene, su quelli poi fai il confronto rispetto a quelli che non lo sono, e ne emergono 7 che sono stabilmente associati all'insonnia. Fino a qua, che ci azzecca in questo caso specifico? Ci azzecca perché questo ragionamento e questa logica la puoi fare sulla stessa banca dati, su quelli che hanno diagnosi di stupidanza contro chi non ce l'ha, evidentemente. La puoi fare con quelli che hanno diagnosi di disturbi depressivi e chi non ce l'ha. E che cosa si osserva? Adesso c'è una certa complessità statistica, però non ci importa molto. Ci importa che quegli stessi geni, come discriminano insonni e non insonni, discriminano persone che hanno o non hanno disturbi d'ansia, come discriminano persone che hanno o non hanno disturbi depressivi. Finisce qua, però affinché sia chiaro, perché la cito, vi do solo 2 spunti. Primo, tutti e 3 i disturbi citati hanno 2 importanti cose che condividono. Tutti e 3 vedono una prevalenza femminile rispetto al maschile: disturbi d'ansia, insonnia e depressione. Seconda cosa, sono tutte e 3 disturbi fortemente interrelati, come si dice tipicamente, che presentano relazioni bidirezionali. E quindi, se tu sei insonne, la probabilità che svilupperai un disturbo d'ansia o la probabilità di svilupperai un disturbo depressivo, se non tratti il disturbo primario, è molto più elevata. Ma è vero anche il contrario: se tu hai un disturbo depressivo, se tu hai un disturbo d'ansia, la probabilità che tu sviluppi un'insonnia o l'altro disturbo è più elevata. Quindi davvero questi 3 quadri patologici, che messi assieme fanno quasi la metà dell'umanità, se uno somma le diverse epidemiologie, un po' esagerato, ma siamo vicini, eccetera. Perché molto spesso sono le stesse persone, quindi non sono metà dell'umanità. Sono metà dell'umanità, però alcuni sono contati 2-3 volte, visto che ce l'hanno tutti e 3 sostanzialmente. Hanno un'ulteriore caratteristica, a parte la differenza costante nel diagnosi femminile, è quello che lo stesso gruppo di geni che si comincia a evidenziare in tutti e 3 i casi li discrimina dai non patologici.
è un inizio di strada per identificare questi fattori genetici, ovviamente con tutta la cautela, perché quando anche li dipinteremo e quando anche fossero davvero questi 7 geni evidenziati in questo studio, evidentemente non sarebbe tutta la storia, non sarebbe tutta la storia, perché questi 7 geni semmai entrerebbero in gioco il codificare la predisposizione, però poi c'è la vita familiare, cioè tutti gli eventi che possono purtroppo agire come fattori precipitanti o come fattori che poi moltiplicano il rischio che all'inizio è solo teorico. Bene ragazzi, io mi fermo qua perché vi ho detto che è inutile che comincio adesso col disturbo ossessivo compulsivo. Allora, se è vero quello che mi avete detto, cioè è vero che cominciano le vacanze pasquali, noi ci rivediamo il giovedì dopo le vacanze di Pasqua, il che vuol dire che le vacanze di Pasqua, di cui tutti siamo contenti, però ci costano la bellezza di 1, 2, 3 lezioni in meno. Quindi siete avvertiti che cercherò da qualche parte di far tornare i conti delle lezioni e di ricavarne qualcun'altra. Per il resto, a chi è in presenza e a chi è a distanza, auguri di buona Pasqua, anche se non avete portato la pastiera. Arrivederci a tutti. Arrivederci, buone vacanze anche a lei. Arrivederci.